cosa volete fare, perché il futuro è vostro, a cosa sapete rinunciare, a cosa volete rinunciare, perché il problema è che di decrescita si deve parlare, perché la decrescita deve esserci, ma come la gestiamo questa decrescita? Perché a chiudere lo smartphone deve essere sempre quello di fianco, certo non noi, che dobbiamo ricaricarlo ogni momento anche con i power bank e altre cose. Questo è un problema fondamentale e su questo dovete interrogarvi come interrogarci tutti noi. Tutte le tematiche ambientali sono tematiche che secondo me devono essere affrontate in modo completamente trasversale. Le tematiche ambientali non devono avere un colore politico e credo che non sia neanche giusto chiedere a questi ragazzi a che cosa sono disposti a rinunciare, perché noi gli abbiamo regalato il pianeta che loro oggi hanno e quindi noi dobbiamo essere quelli capaci di dire a loro come possiamo farli vivere in un mondo migliore, in un mondo più pulito. Io ho due figli, hanno 8 e 11 anni, quando loro vedono queste mi dicono: ma mamma, scusami, il rispetto dell'ambiente, la plastica nei mari, come ci state regalando? E questo è, quindi noi non possiamo far finta di niente. Io spero che a livello di Europa ci sia una condivisione totale da parte nostra, ve lo dico oggi, come impegno ci sarà sicuramente, in modo trasversale con tutti gli altri partiti che saranno presenti per affrontare questa tematica, perché l'ambiente è di tutti, non importa che uno è di destra, che uno è di sinistra, l'ambiente è di tutti e ce lo stiamo giocando. I nostri figli non hanno il diritto di avere un pianeta diverso da quello che noi gli stiamo dando, noi le generazioni che ci hanno preceduto, però certo le analisi vanno fatte e dobbiamo fare in modo che tutte le politiche che verranno attuate per salvaguardia del pianeta, lo sviluppo delle energie rinnovabili, non ricadano sulle spalle della gente. Pensiamo che negli ultimi anni svariati sono i miliardi che sono ricaduti poi nelle nostre bollette dell'energia elettrica per sostenere quelli che sono stati gli incentivi economici dati per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Qui non possono essere le persone a pagare due volte questo prezzo, in termini ambientali e in termini economici. Bisogna fare poi attenzione a quelli che sono sì i costi economici, l'ho appena detto, ma anche i costi ambientali, come dicevo prima Maurizio. Perché effettivamente l'occupazione anche del territorio può avere delle ricadute importanti e negative. Io parto da una riflessione, ovviamente qui sentirete tutte persone, dico sono ambientalista, nessuno di noi vi dirà non siamo ambientalisti. Parto da una riflessione, la materia ambiente è per l'Unione Europea una materia concorrente, ciò significa che gli stati membri possono legiferare se la UE non ha legiferato. Allora, adesso chi è che fa certo? Io sinceramente in questi anni ho sentito poco parlare di ambiente. Non si può, ci sono i ragazzi, stanno iniziando a parlare male. Ho sentito poco, a parte questa ultima direttiva sui piatti di plastica, no? Tanto l'ultima parte della legislatura, proprio per dire abbiamo fatto qualcosa, cioè vuol dire che chi ci ha governato fino ad oggi di ambiente se n'è fregato. Allora dico, andiamo a votarli di nuovo? Cerchiamo di trovare qualcuno che almeno si interessi. Il Movimento 5 Stelle abbiamo la stella, una delle stelle è l'ambiente. Le nostre battaglie di sempre, siamo nati con le battaglie per l'ambiente. Ecco, come principio poi noi abbiamo che chi inquina paga, e lo stiamo provando a fare anche adesso il governo qua in Italia, sarebbe interessante cercare di vedere com'è negli altri stati membri, cioè se tu non fai questa cosa, può essere il discorso dello smaltimento dei rifiuti o dell'economia circolare, io ti taglio i trasferimenti. Ecco, quello che stiamo facendo adesso, ad esempio, abbiamo stanziato qui il governo 500 milioni per i comuni per il loro efficientamento energetico, cioè se voi non fate quelle cose lì, noi i soldi non ve li diamo.
diciamo, ovviamente l'ambiente e il principio generale è lasciamo il mondo migliore di quello che abbiamo lasciato. Intervenire dopo tutta questi predecessori è interessante. Vorrei stimolare la riflessione, mettiamola così. Ci sono due livelli su cui possiamo ragionare: un livello di consapevolezza personale sulla nostra vita, il nostro stile di vita, questo anche parla di sostenibilità, e dall'altro il livello di decisioni che deve prendere un rappresentante delle istituzioni, a qualsiasi livello sia, nel comune, nel Parlamento, in Europa. Tanto più in alto è, tanto più la responsabilità della sua decisione e provoca effetti su tante più persone. Ebbene, la sfida di oggi, è chiaro che il nostro pianeta ci manda dei segnali, posso dirlo anche da professionista, ma la sfida di oggi, più delle politiche una o l'altra per trovare le energie più sostenibili, riguarda la capacità di avere amministratori consapevoli delle loro scelte e responsabili nelle scelte, che non possono essere. Poi si deve confrontare anche con altri problemi, l'economia, il lavoro. E l'ambiente in questo momento non può essere la nostra cartolina. È un fattore produttivo, l'agricoltura, le foreste ci sfamano oltre che darci ossigeno. Ebbene, nel momento in cui l'amministratore acquisisce delle responsabilità, e questa è la vostra sfida, diventare gli amministratori di domani consapevoli delle scelte che fate per chi arriverà dopo di voi. Con l'etica di avvicinarsi all'ambiente in modo rispettoso e trovare quella conciliazione, quell'equilibrio tra gli aspetti produttivi che devono esserci in ogni società, perché l'economia è quella che è il motore che manda avanti le nostre società, in equilibrio con il pianeta e i segnali che ci manda. Questa è una sfida tutta per voi, e chiaramente chi voi potrete interpretare la vostra sensibilità. Allora, appunti da fare, in questo caso sono, la prima cosa che ha giustamente fatto notare anche il fact checking e Valletta è che gli stessi organizzatori di questo dibattito hanno due sensibilità diverse, perché non vi dirò chi è chi, per non puntare dita, ma qualcuno ha portato una bottiglia di vetro ricaricabile, bicchieri di vetro, qualcun altro ha preso le bottigliette, quindi è importante parlare di questa tematica, perché non tutti hanno la stessa sensibilità e non tutti danno le stesse risposte, come i candidati qui presenti, alla tematica ambientale. Qualcuno rinuncia a qualcosa, per qualcuno qualcos'altro è irrinunciabile, quindi è importante discutere. Allora sappiamo chi fa il fact checking. L'unico appunto sui dati, forse perché non sono qui da verificare, è che l'Italia, un appunto da fare a sinistra italiana, è che l'Italia non spende lo 0,8 del proprio PIL in armamenti. Ricerche. Ah, in ricerche, sì. Ok. Che allora è stata settimana. Perché l'Italia spende di più. No, era in ricerca generale. Okay. In generale. Era un problema di dove mettiamo i soldi che abbiamo. Vabbè, vediamola così. C'era un commento da fare? Sì. Allora, io vorrei far notare all'aula la differenza di prospettiva che abbiamo in Italia e la differenza di prospettiva che c'è, che sta montando nel resto d'Europa o nel resto del mondo. Nel senso che qualche giorno fa in Gran Bretagna è stata dichiarata emergenza nazionale, emergenza climatica e ambientale nazionale. Questo determina delle cose, no? Si dice che è un atto simbolico. Ok, solo 30 secondi, va bene. Si dice che è un atto simbolico, in realtà poi determinerà delle risposte a catena, ok? Qua invece stiamo dicendo che questo è un problema fra tanti altri, quello dei cambiamenti climatici. Cioè, c'è una differenza nel trattare il problema che secondo me è allarmante, semplicemente. E quindi
per me è inaccettabile che non sia il primo argomento di tutti i partiti politici questo. Spiegami. Scusate, ci sono le repliche? Posso aggiungere? Che stavate scrivendo? Mettete il cervello sulla carta. Spero mio amico che faceva spostamenti sulla candidata, allora. Volevo fare solo un'osservazione, anche qua di metodo, sto parlando dei metodi io. È chiaro che il vento non smette di soffiare fra il confine italiano, quello austriaco, quello francese, eccetera. Quindi la soluzione ai cambiamenti climatici, la soluzione ai problemi ambientali, anche quello della qualità dell'aria, soprattutto per le città, non è una soluzione italiana. È una soluzione nazionale, cioè ci sarà sicuramente delle direttive di ricezione, delle direttive che necessitano un ricepimento, però questa è materia in cui solo in Europa possiamo riuscire a dare una risposta. E direi che se noi avessimo solo delle politiche aggressive, diciamo, per sostegno all'ambiente in Italia e in Europa, non faremo comunque niente se non abbiamo anche una leadership internazionale. Dilungata troppo, scusate. Che il professor Calò deve andare. Esatto. Volevo salutarvi, vi auguro un'Europa libera, aperta, solidale. Ragazzi, col sorriso si vince, grazie. La serata era posizionata qui una bellissima bottiglia di vetro da riempire, poi che ho apprezzato moltissimo. Poi penso in virtù e nel nome della praticità è stata scelta la bottiglia di plastica, non lo so. Poi si sa. Ma è una riflessione per tutti sulla comodità e sulla sostenibilità. Sì. Anche bruciare i rifiuti è comodo, però. L'ambiente non è una questione di metterci il cappello, è che l'ambiente deve essere la fonte di ispirazione di tutte le nostre politiche sociali, economiche, di costruzione di un mondo futuro. E qualcuno mi deve spiegare, magari dei colleghi della destra, come si fa a tenere insieme la sopravvivenza del pianeta e il sistema capitalistico fondato sui consumi, la produzione e la distribuzione di beni. Qualcuno me lo deve spiegare. Va benissimo, sì.
Però va messo nel programma politico, se è importante, va messo nel programma politico. Il nostro programma scaricabile in PDF comodamente dal sito Fratelli d'Italia, c'è un programma con tutto lo sviluppo sulla tematica ambientale, quindi volentieri potete andare a vederlo. Io no, ci sono altre risposte alla questione. Io ne approfitto per salutare di nuovo Roberto Battistone e introdurlo alla terza domanda. Introdurre lui, che è appena arrivato, al fatto che siamo alla terza domanda, e stavolta lasciamo che si presenti, dopodiché passeremo alla domanda sul governo dello sviluppo tecnologico. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questa possibilità. Sono in ritardo non perché di solito vengo in ritardo agli appuntamenti, ma perché ero a Milano, in Seed & Chips, che voi conoscerete certamente. È la grande, Expo Forum sull'agri-food, dove si parla sulle tecnologie che servono per realizzare un cibo, una filiera del cibo migliore, meno impattante sul pianeta, con risparmio dell'acqua, con l'aumento della rendita, con meno investimento. Insomma, c'è tutto il mondo dell'agri-food che deve praticamente raddoppiare come resa nei prossimi anni, senza impattare sul pianeta, riducendo l'impatto del pianeta, se vogliamo sopravvivere i famosi 8 miliardi che saremo. Quindi questo è stato il motivo per cui sono arrivato in ritardo. Tra le altre persone che ho incontrato Azik, un nome indiano impronunciabile, quello della barca per andare a recuperare la plastica in mezzo al mare. Un ragazzo di 12 anni che ha lo stesso spirito profetico di Greta, che ci sta dicendo, ci sta urlando quali sono i problemi che devono affrontare. Sono molto contento di essere qui, capisco che per domani sulla tecnologia parleremo di questo, ma solo per dirvi che quello che ho sentito sul discorso, sul frammento di discorso climatico, io lo considero il problema, ma non partito non partito, come scienziato, come ricercatore. Tutte le volte che mi sono messo a ragionare su questo aspetto, mi rendo conto che o si riesce a portare questo problema, che è molto complesso, in alto rispetto ai comportamenti e alle priorità di tutti noi, oppure la speranza che riusciamo a invertire l'andamento che Luca fa due calcoli, conosce una derivata, capisce bene di cosa sto parlando, diciamo, ha un andamento fuori controllo. L'Europa per fortuna su questo è uno dei sistemi, delle superpotenze, dei grandi insiemi economici, si sta comportando meglio rispetto ad altri, e quindi secondo me vale la pena votare per mandare gente competente per rafforzare il processo europeo anche sul clima. Di comunicarvi l'ultima domanda, vorrei dire che il gruppo di fact checking ha confermato che la Meloni ha firmato il documento di Greenpeace e ha menzionato l'ambiente del suo programma. Non l'avesse fatto, avremmo verificato, invece ovviamente c'è. La gente mi lancia molto. L'ultima domanda è: lo sviluppo della tecnologia, soprattutto nel campo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, ha posto le basi della quarta rivoluzione industriale e sta già imponendo i suoi effetti su tutta la società: sanità, bioetica, mercato del lavoro, infrastrutture, persino democrazia e diritto all'informazione. In questo settore molti organismi internazionali, tra cui l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, hanno già aperto il dibattito per una strategia comune per il vecchio continente, per trovare una via europea per le comunità del futuro, con uno sguardo approfondito allo scacchiere internazionale e ai rapporti con gli altri continenti. Quale dovrebbe essere, secondo voi, la strategia del prossimo Parlamento europeo? E quali sono gli elementi che, secondo voi, sarebbe prioritario discutere? Dove siete partiti? Allora partiamo. Come sempre, una domanda semplice che richiede una risposta. Però c'è dunque la chiave di lettura importante dello sviluppo tecnologico, che è anche
la chiave che si ricollega alla domanda precedente, perché sostenibilità e tecnologia dovrebbero andare a braccetto, proprio perché la tecnologia offre le prospettive del futuro. E quindi questa. Allora, nel momento in cui la tecnologia offre soluzioni, offre input a tutti i settori della nostra società, la chiave di utilizzo della tecnologia e quindi di questi strumenti deve essere quella della garanzia del miglioramento della qualità della vita, della compatibilità ambientale e della crescita della qualità sociale della nostra vita, quindi la ripresa di un concetto etico di essere umani su questo pianeta. E in particolare stiamo parlando anche di fattori dove entra la tecnologia, come menzionava l'intelligenza artificiale, che sfuggono in questo momento alle norme esistenti. Quindi ci stiamo muovendo in un settore dove l'istituzione a volte non ha neanche strumenti per intervenire. E questo è un importante passaggio, perché le amministrazioni, se non hanno norme, la materia sfugge al controllo e alla gestione e quindi può anche fuggire da equilibri. Quindi l'importanza che l'Europa avrà in questo fattore e la componente che ogni Stato dovrà dare è proprio nella saper affrontare con coscienza le norme che dovranno regolamentare gli input che la tecnologia dà, in modo che non ci sia solo un'evoluzione tecnologica, ci sia un'evoluzione sociale, un'evoluzione compatibile con essere comunità umana in questo pianeta, in questa Europa. Sì, tutte le rivoluzioni fanno paura, anche quelle tecnologiche. La paura principale è quella che le macchine sostituiranno le persone e perciò le persone rimarranno disoccupate con tutto ciò che ne consegue. E questo probabilmente è vero, ma è qualcosa che dobbiamo affrontare e l'Europa dovrebbe coordinare tutte le azioni degli Stati in modo da riuscire a prevenire questa probabile ondata di persone che non sanno cosa fare. Siamo probabilmente tardi, cioè in questi decenni abbiamo tagliato gli investimenti nell'istruzione. Cioè queste tecnologie che arriveranno avranno bisogno di persone altamente preparate, avranno bisogno di persone che riescono a cambiare il loro modo di pensare e siamo probabilmente già in ritardo. Quello che bisogna fare è però investire in ricerca. Ci saranno nuovi lavori che ancora non sappiamo che esistono. E questo è un qualcosa che dobbiamo affrontare. Ovviamente bisogna anche pensare che cosa facciamo nel momento in cui le persone perdono il lavoro. Dobbiamo dare un reddito minimo per sopravvivere. E quello che pensiamo noi ovviamente è il salario minimo a livello europeo, anche per stabilizzare il mercato del lavoro, ma anche un reddito di cittadinanza europea. Quello sarà sicuramente il futuro, lo dico adesso, dobbiamo comunque pensare in prospettiva. Ci saranno persone iper preparate e persone che saranno fuori da questo mercato ipertecnologico, però dovranno fare lavori magari meno specifici, ma dovranno comunque sopravvivere. Quando noi diciamo che viviamo un'Europa con un impianto diverso da quello che tutti noi conosciamo, quello attuale, e quando diciamo che secondo noi dovrebbe esserci una confederazione di stati europei, di stati sovrani, diciamo anche un'altra cosa importantissima, che questi stati sovrani devono cooperare attivamente tra di loro su alcune tematiche che sono di portata e di interesse di tutti gli stati, non solo peraltro quelli europei, ma addirittura con una portata globale. Questo è uno di quei temi, il tema dell'ambiente di cui abbiamo parlato prima, il tema della rivoluzione tecnologica comunque interconnesso con il tema ambientale, perché non possiamo pensare che questi siano temi oggi, nel 2019, che possono essere affrontati singolarmente e in modo scomposto da ogni singolo Stato.
anche perché le ricadute poi sono ricadute che ci sono su tutti i territori nazionali, no? E quindi è importante che venga fatta una politica comune che vada in questa direzione. La rivoluzione tecnologica c'è sempre stata e ci sarà sempre, è inarrestabile, lo sappiamo, noi la sosteniamo peraltro. Ma il tema non è tanto la rivoluzione tecnologica fino a se stessa, ma è la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale sulla quale noi dobbiamo lavorare nel momento in cui parliamo, nel momento in cui parliamo di rivoluzione tecnologica. Pensiamo alla sostenibilità sociale, rivoluzione tecnologica pensata con una visione futura, perché la società cambia, cambiano le esigenze, cambiano le persone, cambiano le tecnologie. Va pensata in un'ottica di crescita, quindi con ricadute sociali importanti, pensiamo ai posti di lavoro, pensiamo anche alla qualità di vita, all'interno di un sistema però anche di concorrenza corretta nei confronti dei paesi terzi, tanto che noi abbiamo introdotto, avrò modo di spiegarlo dopo, potete trovarlo nel nostro programma, è il famoso dazio di civiltà, che proprio va a disciplinare questo tipo di tematiche. Io credo che la rivoluzione tecnologica e la rivoluzione sociale che porteranno le nuove tecnologie, information technology, avrà una portata che noi neanche ci immaginiamo. Cosa può fare l'Europa? Non lo so. Cosa può fare l'Italia? Non lo so. Io so cosa possono fare le persone di buona volontà. Ad esempio, spingere molto per il famoso switch off. C'è qualche paese, un paese almeno in Europa, che ha completato in maniera e ha legiferato lo switch off, cioè il passaggio dalla carta al digitale. E questo modificherebbe tutti i comportamenti nostri quotidiani e darebbe una mano anche all'ambiente. Però se guardo questo tavolo, siamo in 8 e mi pare che 7 su 8 stanno prendendo appunti su carta e pur avendo la possibilità di prendere appunti tranquillamente su un iPad oppure su comunque un tablet. Quindi le nuove tecnologie porteranno grandi cambiamenti, vanno implementate, va fatta a livello europeo, a livello locale, va fatta una grande campagna su questo. Ma c'è un altro dato importantissimo. Le nuove tecnologie non serviranno nei prossimi anni, cito lo studio della Bocconi del Politecnico, non ricordo, a modificare e a rendere più facili i lavori. Modificheranno il mondo del lavoro creando nuovi lavori, eliminandone alcuni. Lo dico per me in maniera leggera, per tanti di voi che studiano giurisprudenza, si pensa che in 10, 15, 20 anni il lavoro dell'avvocato non servirà più, che verranno, gli avvocati verranno sostituiti da computer. Pensate soltanto a grandi fabbriche, a grandi impianti nei quali servirà una persona, due persone che gestiranno i computer e nessuno andrà più a lavorare. E allora c'è già qualcuno che si sta interrogando, e qui probabilmente con gli amici dei 5 Stelle abbiamo fatto le stesse letture, ci si studi, sul fatto che una società tornerà tra qualche bel decennio, chiedo scusa, a remunerare l'opium latino, perché non ci sarà lavoro per tutti, il lavoro verrà fatto dalle macchine e forse gli uomini saranno pagati per pensare e per inventare il futuro. Parlare di digitalizzazione, mercati digitali un po' con questa audience qua, cioè una serie di banalità che non vorrei, non vorrei annoiarvi, però penso un paio di cose. La prima, che stiamo già parlando nel mondo di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno i piccoli robottini simpatici che ci vagano per casa, che fanno tutta una serie di cose, non so, aiutano i miei genitori vecchi a muoversi per casa, fanno la badante, oppure ci aiutano a fare ricerche e altre cose. E poi, però, nel momento in cui guardiamoci a casa in Europa, non siamo neanche ancora riusciti a implementare un vero mercato unico digitale. Quindi che cosa dobbiamo fare come prima cosa?
come paesi europei è puntare a, ad avere un successo, ad avere il successo del mercato unico digitale. E questo è visto come un'opportunità per noi come banalmente consumatori, ma per voi come diversi tipi di lavori che potrete fare. E quindi questo è il primo punto. L'altro punto è molto importante, è la formazione, cioè noi dovremmo puntare alla formazione dagli anni della scuola elementare a tutto quello che è digitalizzazione già nell'insegnamento. E poi dovremmo riformare tutte quelle persone di cui si diceva prima che perderanno i famosi lavori. Attenzione che la paura della macchina è una roba che va avanti da 1800, no? Oggi faremo tutti il lavoro come faremo. Io cercherei di vederlo un po' più come opportunità, perché se vi guardo in faccia, insomma, penso piuttosto a opportunità e positività che non negatività sulle offerte della digitalizzazione della nostra economia e della nostra vita. Quindi un approccio più positivo in cui vengono formate le persone per poter affrontare i cambiamenti naturali, fisiologici della nostra società. Industria 4.0 in realtà è già qui, lo sappiamo, perché tutto il mondo di IoT, AI, virtual reality, bot sta arrivando, quindi va gestito. Ovviamente lo sviluppo innovativo, tecnologico deve andare di passo, di pari passo con la sostenibilità, e questo è un tema. Un grosso tema, come è già stato detto, è la questione della è una questione di penetrazione nelle nostre vite di tutto ciò che è la gestione dei dati, dei nostri metadati e quant'altro. Ai posti di lavoro, la proposta, la necessità di una riconversione, di una transizione ecologica del nostro sistema di sviluppo è per la nostra proposta un Green New Deal, quindi un approccio a livello di sistema, quindi sistemico, di misure che aiutino la conversione dell'economia intera. E questo può dare fiato, come è già stato detto, per il discorso dei posti di lavoro. Per il discorso della penetrazione, l'Unione Europea si è sempre posta, e penso al piano, ad esempio, all'area industriale farmaceutica, all'area industriale alimentare, con ottica di protezione del cittadino, e anche in questo caso secondo me questa è l'ottica giusta in cui collocarsi rispetto al problema della gestione dei dati. Nient'altro, semplicemente questi temi sono già attuali, per cui la cosa importante è attivarsi per gestire le soluzioni che siano soluzioni realistiche. I programmi sono importanti, però diciamo bisogna anche capire come funziona l'Europa. Io in questi ultimi 4 anni sono stato presidente della presidenza italiana, per me l'Europa è di casa. Ho speso moltissimo tempo a Parigi, moltissimo tempo a Bruxelles. A fare cosa? A discutere su come si implementano le norme, le regole, si disegna le leggi, si collabora e si compete con gli altri paesi. Non possiamo immaginarci di risolvere un problema come l'innovazione del software, senza cercare di interagire con il resto dei paesi europei, no? Da 28 paesi, forse 27, e la competenza è fondamentale. Qui si fanno gli scenari che possono essere più grandi. Oltre all'ambiente, che abbiamo già affrontato prima, secondo me lo sviluppo tecnologico impatta fortemente su 3 temi: l'istruzione, il lavoro e la democrazia e la privacy. Per quanto riguarda l'istruzione, un po' si diceva anche nell'intervento precedente, c'è da scegliere quanto vogliamo investire,
Ti sei fermato in Thailand? Fantastico. Allora tantissimo. Quanto vogliamo investire e dove lo vogliamo investire? La ricerca è l'inizio, l'università è l'inizio del futuro di Mike. L'ultima cosa, dicevo, democrazia e privacy, giustamente, open source, public money, public code. Se la pubblica amministrazione investe in software, quel software deve essere pubblico, devo poter vedere cosa fa. E questo anche mettere in un campo che sarà il campo di battaglia di domani, un concetto di democrazia e di partecipazione. Il microfono, poi il timer, guarda. Ripeto, il fatto che c'è tra più un altro dibattito. Allora. Ci sabotano da soli. Allora, l'appunto in questo caso del gruppo di verifica sono che nel 2014 si parlava di utilizzo di tablet o cellulari al posto della carta, però quanto vengono riciclati i materiali utilizzati per produrre tablet, cellulare e computer, soltanto il 16% dell'e-waste si stima sia stata riciclata, ma la maggior parte viene incenerita o riempita di scariche o è stata esportata e non sappiamo più nulla. Quindi bisogna anche vedere il processo, a meno che lei non voglia rispondere sul tema per quanto riguarda il processo di smaltimento e riciclo dell'alternativa alla carta. Poi fonte AGI, 27 aprile 2018, uno studio di LowGeeks e altre tre università partner che comparano robot e avvocati affermano che si sventiranno le procedure dell'avvocato e l'avvocato assumerà sempre un maggiore rilievo nel ruolo della consulenza. Quindi secondo l'università... Secondo gli ordini no, però va bene, meglio così. Non scompariranno, perlomeno non del tutto, non come li conosciamo. Questo è una grande interessante, è un conflitto di interesse. Allora, studente di giurisprudenza. Su hashtag dibattito europeo Slido potete per i prossimi 2 minuti votare chi secondo voi sta vincendo il dibattito. Quindi... vote now on your question, o su carta se preferite la carta, che è maggiormente riciclata, potete arrivare qui. Hashtag dibattito europeo, scrivo per altri 2 minuti. Nel frattempo io leggerei la prima domanda che è arrivata dalla chat su Slido, quantomeno la prima domanda che è arrivata a me, per scrutinate e mandate. In Europa ci sono sensibilità diverse sui diritti civili, mentre la propria posizione è l'Europa sull'argomento come può intervenire, se secondo voi può intervenire, è voi come intervenite? Sto leggendo semplicemente la domanda, voi come intendete agire? Probabilmente come posizione del candidato. Inizierei da... No. Francesco, iniziare. Francesco, aspetta quello prima. Aspettiamo altri 50 secondi. Posso parlare di Siamo Europa intanto. Nel frattempo voi state votando, immagino. La domanda in base. Scendi più giù. Vuoi parlare? Francesco. Decimine. Aspetta. Vuoi parlare di Siamo Europa a fine settimana, un festival? Allora, nei prossimi 30 secondi, per aspettare per riavviare il timer mentre voi votate,
vorrei ricordarvi che questo non è l'unico incontro in cui vengono approfondite tematiche europee. Cesco. Il 9 maggio, il 9 maggio viene organizzato anche a Economia, alle 18, un incontro sulle sfide economiche dell'Unione Europea, organizzata dalla Gioventù Federalista Europea, da Unitine, seguita dal giornale universitario, mentre il martedì 14 maggio alle ore 17 viene organizzato qui a Lettere un incontro sulla posizione geopolitica dell'Unione Europea tra Cina e Russia. Inoltre, noi, questo evento è patrocinato da l'ufficio della provincia Europe Direct, che organizza il 9, 10 e 11 un festival chiamato Siamo Europa, dove verranno approfondite molte delle questioni europee che abbiamo approfondito oggi con i candidati. Quindi non sprecheremo solo due minuti a parlare di questo, ma ci sono stati incontri, altri ce ne saranno per tutto il mondo. Allora, farò iniziare il timer e la risposta alla prima domanda. Lista a sinistra, che tra l'altro presenta un programma che è scritto a livello europeo, quindi è proprio un'idea complessiva di Europa che vogliamo. Abbiamo come punto saldo e fondamentale il diritto di tutti e tutti ad esprimersi nella maniera che più ritengono opportuna, che più sentono propria nella propria sessualità. E con un'attenzione anche lì a porre questo tema nelle altre tematiche, perché poi i temi si intrecciano, quindi abbiamo una questione di disparità sul lavoro, abbiamo una questione di violenza verbale e fisica nei confronti del diverso, che vanno presi tutti assieme. Per la mia personale posizione sul tema, a Verona c'ero anch'io, però non stavo dentro la sala congressi con la faccia peggiore dell'Europa. Stavo nei processi congressi, stavo fuori per strada con tutti quei ragazzi, giovani, famiglie, sorridenti, che hanno detto a quell'Europa che noi non è così che la vogliamo sognare l'Europa, che non è così che pensiamo che vada affrontato il tema. E è stata una piazza bellissima, davvero. Io trovo che questo tema è un tema molto importante e non deve essere reso ideologico. Credo che ci sono diversità che devono essere accettate in tutte le direzioni, ma ci sono anche dei ruoli che devono essere sostenuti. Per esempio, abbiamo un problema nel nostro paese, quello delle famiglie che per vari motivi hanno difficoltà di poter avere parecchi figli. Ci sono dei problemi economici anche quando lo vorrebbero avere. Questo ha un impatto molto negativo sul nostro paese. Alcuni numeri: noi perdiamo 300.000 persone ogni anno da questo paese, italiani che se ne vanno. Non sto parlando dell'immigrazione, sto parlando semplicemente di gente come voi che, più fortunati o meno fortunati, decidono di andare all'estero e non tornare in Italia. È una legge insostenibile e quindi credo che sia giusto pensare anche a politiche che riescono a sostenere coloro che si prendono la responsabilità di creare una famiglia e fare dei figli e per farli educare e crescere. Non è un problema da poco, la quantità di nidi, di risorse pubbliche per chi si impegna in questa direzione, io ho 4 figli, posso dire, è un problema molto importante. Quindi libertà sì, ma anche sostegno per tutti coloro che si impegnano sui tempi lunghi per creare una società più forte. Abbiamo bisogno di un'Italia più forte per rendere più forte l'Europa, un'Italia non chiusa ma aperta, un'Italia che rispetta e accolga tutte le diversità, anche quelle di carattere sessuale, ma un'Italia che sta costruendo un suo futuro in un paese, in un contesto moderno e complesso in cui non possiamo essere sempre al margine, sempre più di noi stessi. Una battuta che non c'entra con questo tema, ma che ritengo molto importante: nei programmi politici di quelle persone che stanno alla mia sinistra e alla vostra destra,
sono dei temi che costeranno nei prossimi 2 anni 93 miliardi, questi soldi non ci sono, o dei temi che riducono questo paese a chiudersi in se stesso contro un'Europa di partecipazione. Su questo, voi che viaggiate nell'Europa e avete il roaming gratuito, siete abituati a conoscere i vostri amici a tutti gli angoli di questo continente, dovete rifletterci bene prima di decidere. La bellezza del romanzo dei Vivi Europei è che sogna un'Europa di diritti, sogna un'Europa in cui nessuno deve essere discriminato per il proprio modo di essere, quindi sostiene la differenza di la differenza di orientamento sessuale, sostiene la parità di genere, la parità di retribuzione ovviamente fra uomo e donna e,